Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi viola di oggi. Commento la partita, anzi la partita di Corvino, la chiamerei così. Commento un mercato della Fiorentina che ha visto arrivare nelle ultime ore Riccardo Saponara, assolutamente a sorpresa, perché era un nome che facevamo fino a qualche mese fa, ma che era un po' scomparso dai riflettori. Un grande acquisto di Pantaleo Corvino, questa è un'operazione davvero importante. La Fiorentina acquista Sportiello e acquista Saponara in questo mercato invernale, al di là dei nomi di alcuni giovani sicuramente promettenti ma che non sono in questo momento da prima squadra, e rinforza la Fiorentina, la rinforza in porta e la rinforza nel ruolo di trequartista per il futuro. Saponara è un giocatore che sicuramente nell'ultimo anno ha trovato qualche problema, ma che ha pagato il momento così dell'Empoli. Saponara non è un trascinatore probabilmente, ma è un giocatore che in un contesto di squadra che funziona bene come quella viola può fare davvero la differenza e può essere davvero un calciatore di altra categoria. Sono questi gli acquisti da Fiorentina, giocatori che vivono un momento di leggera crisi, altrimenti la Fiorentina non potrebbe permettersi di acquistarli, giocatori funzionali al progetto, giocatori italiani, e questo è un cambio di rotta importante. Vedere Sportiello e Saponara in viola, due acquisti così italiani, è un qualcosa che avvalora ancora di più secondo me il mercato della Fiorentina e di Pantaleo Corvino. Sono giocatori da progetto viola, ci piace una Fiorentina così, ci piace una Fiorentina che si ringiovanisce, che riparte dagli italiani, ma che soprattutto tutto spera di ricostruire qualcosa di importante. A domani con i 101 secondi viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.